Quest'oggi, come intervista, abbiamo l'onore di avere Pierluigi Peracchini, il sindaco di La Spezia, ma lo intervistiamo come tifoso. Pierluigi, una grande vittoria, quella di sabato con il Venezia, molto molto importante per Zona Salvezza. Beh sì, indubbiamente è una grande vittoria, fondamentale, anche magari se un po' fortunosa, però alla fine insomma, il più forte vince e ora speriamo nel finale, un grande finale che ci dà la soddisfazione, come l'anno scorso di salvarci, magari con qualche giornata d'anticipo e così abbiamo sistemato tutti quelli che ci hanno gufato contro. Per le note vicende, purtroppo, da un lato di Italiano che se n'è andato, dall'altro per la squalifica dal calciomercato, insomma, la sospensione del calciomercato per 4 sessioni. Quindi, bene, ora dobbiamo continuare così fino in fondo. Ecco, che partita hai visto? Spezia-Venezia, una partita molto molto difficile, però come te l'aspettavi? Ti aspettavi così o ti aspettavi qualcosa di diverso? Ma io mi aspettavo veramente diverso, cioè mi aspettavo di vedere la formazione degli ultimi 15 minuti all'inizio, in modo di andare veramente a chiudere la partita già nel primo tempo. Abbiamo sofferto, siamo stati fortunati che loro hanno preso la traversa, è vero che hanno praticamente tirato in porta solo quella volta e un'altra forse, però era fondamentale iniziare bene. Abbiamo iniziato bene, poi dopo un quarto d'ora abbiamo preso un mezzo contropiede, siamo un po' spaventati. Poi ci siamo ripresi nel finale, insomma, avete visto tutti, una grande prova di carattere, di voglia, quindi veramente una grande, grande cosa, una grande partita. Ecco, tu eri presente allo stadio, so che eri presente allo stadio, sono sentiti dopo poco. Che partita hai visto? No, soprattutto come l'hai vissuta te e soprattutto il momento finale dei giocatori che vanno verso la curva. Come l'hai vista? Ecco. Beh, noi chiaramente abbiamo sofferto tantissimo fino all'ultimo secondo, anche se vedevamo insomma la superiorità dello Spezia Calcio. Venezia obiettivamente poca cosa e quindi abbiamo meritato la vittoria. Mi ha fatto piacere vedere il gruppo, i giocatori uniti, la voglia di vincere e poi soprattutto l'onore ai tifosi perché sono stati veramente stupendi anche sabato. E si meritavano questa vittoria, si meritano questa salvezza che ancora non è raggiunta matematicamente, ma moralmente sì. E speriamo, ecco, di chiudere il più velocemente possibile questo traguardo. Tiziano Pieri giovedì scorso ha detto: se vincete con Venezia siete al 100% quasi salvo, perché vedendo i Io faccio gli calendari, scongiuri, però, affinché non siamo matematicamente sì, poi salvi. vedendo anche i calendari bastano ancora un punto o due punti per la salvezza. Noi aspettiamo la matematica, siamo ottimisti ma realisti, quindi veramente aspettiamo i prossimi risultati positivi e vediamo di chiudere al più presto questa partita per poi concentrarci, come voi sapete, a maggio c'è il ricorso al TAS per la sospensione del calciomercato e speriamo, perché la proprietà lo merita, di aver già pagato abbastanza. Insomma, siamo gli unici ad aver pagato per cose per le quali gli altri hanno avuto solo un'ammenda e quindi in questo modo potremo guardare il futuro in modo più sereno, però dobbiamo essere pronti a tutto chiaramente. Poi c'è il tema stadio, penso che entro fine mese si sapranno le nuove regole che probabilmente prevederanno l'obbligo di avere 13.000 posti a sedere e non 16.000, con lo Spezia stiamo dialogando, chiaramente ci sta il rifacimento della tribuna e io ho chiesto chiaramente come avevamo promesso anche la copertura della curva degli ultras. Ecco, parliamo un attimo di squadra, poi ripariamo allo stadio. Commentiamo intanto il bilancio di questa annata partendo da un nome, da Thiago Motta. Thiago Motta con due sei giornate due volte con Napoli, con il Genova, alla fine sta facendo meglio, forse anche l'Italia, perché potrebbe arrivare alla salvezza una giornata in prima della penultima giornata, perciò alla terz'ultima.
Beh, intanto non è stato facile assolutamente subentrare italiano. Poi la complicazione del calciomercato, la soppressione del calciomercato. Quindi diciamo il clima non era dei migliori. Portare qua dei giocatori che sapevano per 2 anni di non poter diciamo così, avere poi altre possibilità di uscita, non è stato facile. Pecini ha fatto un grande lavoro. Thiago Motta ha iniziato bene, pur con tutti i problemi Covid, abbiamo visto delle belle partite, però perse all'inizio, e poi ha modificato l'assetto tattico. È chiaro che chi era abituato a vedere il calcio d'italiano, è un po' deluso dalla mancanza di gioco, però non da mancanza di risultati, e quindi questo per i tifosi, per noi tifosi è fondamentale vincere, fare punti e salvarci. Quindi bravo Thiago Motta, è chiaro che deve continuare così fino alla fine, dobbiamo sederci sugli allori e dobbiamo continuare a valorizzare il parco giochi, i giocatori, che è un parco giocatori molto giovane e di grande speranza. Ecco, parliamoci dei singoli giocatori, chi ti è piaciuto fino adesso e chi ti aspettavi qualcosa di più da loro? No, non ho capito, scusami. No, adesso parliamo un po' di giocatori. Ah, dei giocatori. Ecco, parliamo di chi ti è piaciuto e chi ti aspettavi qualcosa di più, che invece è arrivato qualcosa in meno. No, sono stati tutti bravissimi, indubbiamente. È chiaro che se avessimo avuto Provedel titolare dalla prima partita avremmo forse 2-3 punti in più. È vero che qualche giocatore ha avuto problemi fisici, deve giocare continuamente, e quindi magari il rendimento è meno, diciamo, brillante rispetto alle aspettative, però obiettivamente sono tutti ragazzi in gamba. L'unica delusione vera è Nzola, che mi pare non sia Nzola pre-infortunio, ma insomma, se lui vorrà, il talento ce l'ha. Tutti gli altri sono veramente eccezionali. Ripeto, abbiamo anche tanti giovani da far crescere, di belle speranze. Sicuramente, una volta ambientati e capito il calcio italiano, faranno delle ottime prestazioni. Ma veramente tutti bravi. Partita Empoli-Spezia, una partita importante che si può fare il risultato anche là. Beh, noi non, l'importante sarebbe non perdere, quindi poter almeno portare a casa un punto. Però mi sembra che sia una partita da tripla. Ho visto l'Empoli ieri, non mi sembra informissima, potrebbe essere una partita veramente da pareggio, ma vediamo. Io penso che lo Spezia, se va là sereno, può anche andare a vincere. Ecco, parliamo un po' di prima, parliamo dello stadio, tanto della società, parliamo un po' di questa società spezzina, che è un anno e mezzo che è qua a Spezia, come l'hai trovata e come, avendo sempre rapporto di più, confronto è. E poi, ecco, parlavi dello stadio, adesso si può, visto che l'80% può essere fare la Serie A, si sta preparando già qualcosa per il prossimo anno? Beh, intanto la società è molto seria, una società che secondo me ci invidieranno in tanti, e stanno facendo un bel lavoro, un grande lavoro, anche dal punto di vista del marketing, dell'immagine. Si vede come sta crescendo la società, quindi un bel gruppo, una bella proprietà, chiaramente non spreca nulla, ma sta lavorando molto bene. Sullo stadio, tra poche settimane sicuramente ci vedremo, stiamo aspettando chiaramente il progetto definitivo dello Spezia, ma come ho detto prima, probabilmente ci sarà un cambio delle regole a maggior favore, quindi non sarà più necessario arrivare a 16.000 posti. Vediamo però, ecco, quando delibereranno in tal senso, e la società so che sta seguendo giorno per giorno, quindi sarà sicuramente pronta, anche perché noi vogliamo continuare a giocare al picco, non vogliamo avere altre trasferte. Ecco, però ecco, si comincia a fare qualcosa assunto al fine del campionato come l'anno scorso, o si aspetta qualche mese in più? Qui è chiaro che ci vogliono i progetti, ci vogliono i progetti approvati, quindi per adesso lo Spezia sta aspettando le nuove regole, quindi vediamo quello che succederà. Sinceramente la vedo difficile che iniziano i lavori subito il giorno dopo, ma non è escluso, perché per demolire si fa presto, no? Più che altro è costruire che necessiterà un po' di tempo, però vediamo.
Ecco, parliamo un po' del campionato di bassa classifica e anche di alta, proprio di bassa. Ti aspettavi di essere primo come sindaco anche della regione Liguria, primo come squadra, visto che primo lo Spezia, Sampdoria e Genoa, che Genoa rischia la retrocessione. E poi come hai visto questa parte di bassa classifica tra Salernitana, Venezia, Genova e anche Cagliari? Sì, ma sinceramente non me l'aspettavo, obiettivamente. Contavo sulla salvezza dello Spezia, ma non di essere davanti a Sampdoria e a Genova. Insomma, hanno una tradizione, una storia, dei bilanci molto molto più importanti del nostro, quindi veramente una grande sorpresa positiva, ma però meritata sul campo. Per quanto riguarda la media bassa classifica, è chiaro che sono almeno due campionati, ci sono tre campionati, i primi 6-7 che giocano per lo scudetto, gli altri che giocano per la salvezza tranquilla, e poi c'è la zona di retrocessione fatta da sei squadre, sostanzialmente 5-6 squadre che in base a infortuni, in base a scelte tecniche, possono più o meno salvarsi. Indubbiamente Salernitana, Venezia e Genoa sono quelle che hanno, diciamo, espresso il peggior calcio della Serie A di quest'anno. Il Genoa però sta recuperando, con l'ultimo allenatore effettivamente sta giocando molto bene, però insomma poi il calcio bisogna vincere e mi sembra che soffra di pareggite il Genoa. Poi il Cagliari mi ha un po' deluso, ha fatto perché ha dei giocatori importanti, però gioca a fasi alterne, certe volte bene, un po' meno in difesa, poi c'è Udinese, Sampdoria, insomma è un bel campionato anche nella zona di retrocessione, però mi pare che ormai le cose siano abbastanza delineate. Vediamo se il Cagliari non crolla, secondo me dovrebbe salvarsi e quindi lasciare le altre tre alla Serie B. Tra quante settimane ci sarà il derby Sampdoria-Genova, che potrà essere decisivo per le due squadre, una partita importante. Sì. E soprattutto il tuo collega sindaco se l'hai sentito ultimamente, però mi stai dicendo delle tre squadre ligure. Ah, ma io scherzo, le prendo in giro, però Bucci è un velista, cioè va in mare lui soprattutto, non è un appassionato di calcio come sono io, e quindi si scherza un po', si fa qualche battuta. Detto questo, sarà un derby importante, bisogna vedere solo se il Genoa ci arriva con ancora speranze di Serie A oppure no. Certo deve vincere oggi, se no il percorso si complica. La Sampdoria tecnicamente ha dei giocatori più importanti, però lo vedete, alterna prestazioni belle a prestazioni opache. L'ultima cosa che vuoi dire ai tifosi spezzini? Beh, di stare vicino alla squadra, di venire allo stadio, perché insomma l'occasione della Serie A è un'occasione storica, non è detto che si ripeta all'infinito. Noi avevamo 8-9 mila persone in Serie C a vedere il nostro Spezia, io sono cresciuto con questi numeri, vedere insomma un pubblico non altrettanto numeroso in Serie A, sinceramente non me l'aspettavo. Quindi venite allo stadio, state vicino alla squadra fino all'ultimo secondo e facciamo diventare ogni partita una festa di sport, una festa per la città. Grazie mille. Grazie a voi.